Hallo, ich alle. Willkommen zum Mondiale Live. Ich bin die Mutter Camilla und heute werde ich drei Bücher auf Italienisch lesen. Benvenuti a tutti su Mondiale Live. Sono mamma Camilla e oggi vi racconterò tre storie. E va benissimo da un anno fino a quanto volete. Allora, il primo libro che vi leggerò si intitola Vietato agli elefanti. Siete pronti? Vietato agli elefanti. Il problema di avere un elefantino come animale domestico è che stare con gli altri non è per niente facile. No, no. Nessuno ha un elefante. Eh no, vedete? Questa bambina ha un uccellino. Qui c'è un gattino, questa bimba ha un pesciolino, questo bimbo ha un cagnolino, qua ci sono altri due cagnolini e solo lui ha un elefante. Ogni giorno porto il mio elefante a fare una passeggiata. È un cucciolo molto premuroso. Eh sì, gli tiene anche l'ombrello. Delle fessure nel marciapiede. Allora torno indietro ad aiutarlo. È ciò che fa un amico. Ti solleva quando sei in difficoltà. Oggi porterò il mio elefantino al club degli amici animali. Ci andranno tutti! Quello che esce. Dai, vieni! Quel tipo sembra simpatico. Ho dovuto trasportarlo fino all'ingresso. Andrà tutto bene, vedrai. Ma quando ho alzato lo sguardo, ho visto il cartello sulla porta. Cosa ci sarà scritto sulla porta? Vietato agli elefanti! Ma il mio elefantino mi ha portato via lungo il marciapiede, senza far caso alle fessure. È ciò che fa un amico, supera le sue paure per venire in tuo aiuto. Eccoli qua. Adesso sono tristi e camminano in mezzo alla pioggia, vedete? È tutto blu, tranne i cieli. Hai provato anche tu ad andare al club degli amici animali? Mi ha chiesto una bambina. Sì, ho risposto, ma gli elefantini non possono entrare. Il cartello non vietava l'ingresso alle puzzole, ma nessuno ha voluto giocare con noi, ha detto. Non capiscono niente, ho esclamato. Annusa, non puzza mica, ha aggiunto lei. È vero, non puzza, ho confermato. Ma perché non fondiamo un club tutto nostro?
Andiamo! Ho detto, assicurandomi che il mio elefantino mi seguisse. È ciò che fa un amico, non si dimentica mai di te. Avete visto chi c'è alle finestre? Qua, cosa c'è? Un pinguino. E qui? Una giraffa? E qua hanno trovato un sacco di amici con altri animali. Ecco la giraffa, il pinguino. Cosa c'è qua? Un pipistrello? Un armadillo? Questo sembra un piccolo narvalo, un narvalo. E un riccio. Possiamo giocare là, ha detto uno dei nostri nuovi amici. Tutti insieme. Che bel posto che hanno trovato, con la casetta sull'albero. Si vede? Così abbiamo sistemato il nostro cartello. Prima qua c'era scritto vietato agli estranei e ai guastafeste. Loro ci hanno messo una bella croce sopra e hanno scritto tutti sono i benvenuti. Che bello questo posto. Eccoli qua. Il mio elefantino vi dirà come trovarci se vorrete venire. Vi accoglieremo a braccia aperte, perché è ciò che fanno gli amici. Questa storia è finita. Vi è piaciuta? A noi piace moltissimo. Adesso vi leggerò un'altra bellissima storiella che si chiama La casetta segreta sull'albero. Attenzione, qua ci sono un sacco di particolari, eh? Casetta segreta sull'albero. Vedete, stanno giocando dentro casa. A un certo punto la mamma dice: è una bellissima giornata, andate a giocare fuori. Lei è tutta felice, lei un po' meno, però vanno fuori. Ciao! Stai leggendo un libro? Hai quasi finito? Giochi con me? Per favore! Però lei non vuole. Ma... bene! Giocherò da sola e sarà fantastico, ancora meglio che giocare insieme. E so esattamente dove andare. Io ho una casetta segreta sull'albero e tu non sei invitata. Mi hai sentita? Una casetta segreta sull'albero. È forte, cioè davvero forte. Scommetto che ci vuoi andare. Scommetto che ti piacerebbe se ti invitassi. È in alto,
in mezzo ai rami di un albero super segreto. È un albero qui vicino, ma non ti darò altri indizi. Ah, e non è una vecchia casetta sull'albero qualsiasi. C'è una scala di corda che si arrotola e una fionda lanciagavettoni da usare in caso di attacco. Vorrei poterti dire di più, ma non posso. È un segreto. Non sono costretta ad andarmene se non mi va. Se piove, non è un problema. Posso ripararmi sotto al tetto. Se voglio guardare le stelle, sul tetto c'è una botola. E se voglio dormire lì, posso farlo, perché non ho paura. C'è anche un cestino per le merendine e altre emergenze. Dentro alla casetta ci sono una scatola per i marshmallow e la cioccolata, un sacco di mappe e un walkie-talkie. Ci sono anche diverse bandiere che hanno significati diversi, così posso chiamare i rinforzi. Una bandiera significa ciao! Una significa aiuto! Una significa sono fuori a cercare merendine, tornate più tardi. E qui ho messo fuori quella delle merendine e i mostri dicono immagino che dovremo tornare più tardi. Anche il pirata. Quando non ci sono attacchi, uso una fantastica lente per guardare gli insetti e altre cose stupende. Cose davvero stupende di cui non posso parlarti. Vorrei poterlo fare. Ma è un segreto. Una foglia di quercia grande quanto la mia faccia. Un'altra foglia. Una foglia più piccola. Una bellissima cordicella. L'ala di una farfalla monarca. Una pigna. Un guscio d'uovo rotto. Una lucciola. Corteccia liscia per i bigliettini. Corteccia ruvida. Il dente di un mostro marino, piccole conchiglie, come sono finite nel bosco? Un cardo, i pompon per gli insetti, dobloni d'oro, vetri raccolti sulla spiaggia, una pietra dei desideri, muschio, la piuma di un tacchino, una piuma molto soffice, una cicala, una vecchia caramella, un sassolino e un sasso che sembra un cuore. Dal posto di vedetta riesco a scrutare l'oceano. Così so quante balene passano da lì e se arrivano i pirati. Mollateci dolci! Quando non ci sono pirati né troppe balene, mi calo in un tunnel segreto fino all'area panoramica subacquea. Passo un po' di tempo con le balene e giochiamo con i giochi in scatola. Riesci ad immaginare qualcosa di meglio? Non ti piacerebbe se ti invitassi? Non ti sembra la casetta segreta sull'albero più bella del mondo? E non ti ho ancora detto della parte migliore. Quale sarà la parte migliore? Tutta la casetta è fatta di dolci! Tutta fatta di dolci.
Ma vedete, con tutte le caramelle sul tetto, i lecca lecca. Cosa sarà questo? Zucchero filato? Non so. Fatta di dolci! Non esiste. Invece sì. Invece no. Invece sì, invece sì, invece no, invece no, invece sì, invece no, invece sì, invece no, invece sì, invece sì, invece sì, invece no, invece no, invece no. D'accordo. Forse me la sono inventata. Beh, forse. Forse dobbiamo solo costruirla. La storia è finita e questo bel libro, l'autrice, lo dedica alla sua sorella preferita. Questa vi è piaciuta? A noi piace tantissimo anche questa. E poi per finire vi leggo un altro libro che si chiama La carota gigante. C'è qualcuno che lo conosce? Vedete? La carota gigante. Un giorno, sei conigli, che erano fratelli, trovarono una carota gigante. «Wow, che grande!» disse il piccolo. Questo. Vedete che grande, proprio gigante, loro sono piccolini. D'accordo, decisero di tirarla fuori e di utilizzarla nella maniera migliore. Guardate questo. Che cosa potremo farne? Disse il grande. Che ne dite di un veliero? Disse il medio. Un veliero. Così potremmo attraversare il mare, aggiunse. Attraversano il mare con la carota. O se no. Che cosa potremmo farne? Disse il grande. Che ne dite di un dirigibile? Disse il medio. Guardate come stanno camminando questi conigli. Camminano con le orecchie. Sono troppo divertenti. Quindi, che ne dite di un dirigibile? Disse il medio. Così? Potremmo vedere l'orizzonte, aggiunse. Eccoli qua. Ciao! Altrimenti, che cosa potremmo farne? Disse il grande. Che ne dite di un giardino nel cielo? Disse il medio. Un giardino nel cielo. Wow! Sarebbe il più vicino al sole, aggiunse.
Tutti con i cappellini. Oppure, che cosa potremmo farne? Disse il grande. Che ne dite di una casa? Disse il medio. Bella questa casa, eh? Sarebbe la più alta del mondo, aggiunse. Oh, prendono il tè. Abbiamo immaginato tutti questi modi per utilizzare la carota gigante. Ora però siamo stanchi e abbiamo fame, dissero in coro gli altri tre. Che ne dite? Disse il piccolo. Potremmo anche... mangiarcela! Fine. Anche questa storia è finita. E... spero che anche questa vi sia piaciuta. E, qual è stata la vostra storia preferita? Lo potete scrivere nei commenti. E, sono molto felice che mi abbiate fatto compagnia e vi mando un grandissimo bacione a tutti quanti. E, danke an alle. Ich grüße euch alle und ich danke euch und bis nächsten Mal. Ci vediamo la prossima volta e vi abbraccio tutti quanti da questa meravigliosa e coraggiosa Italia. Ciao!